Cornacchini, oggi la sua squadra è mancato soltanto il gol? Beh sì, probabilmente sì, io non posso dire assolutamente niente ragazzi, solo che fargli i complimenti perché hanno fatto una partita strepitosa dove abbiamo creato tantissime situazioni da gol e il rammarico è perché probabilmente c'era un rigore che per la prima volta penso di aver visto bene dalla panchina che non ci hanno dato, quindi era un episodio che poteva farti cambiare il risultato finale, ma sono stati veramente molto bravi, quindi sono contento della prestazione assolutamente. Certo, una vittoria avrebbe potuto lanciare la sua squadra verso la classifica e forse far tornare un po' di entusiasmo anche alla piazza, anche se oggi c'è stato un buon tifo, un buon numero di pubblico. Io non so se riusciamo a far tornare entusiasmo ce l'abbiamo noi perché io sono molto felice di allenare un gruppo che sto allenando perché mi dà grandissime soddisfazioni, un gruppo che è cresciuto in una maniera impressionante, in una società assolutamente nuova e quindi l'entusiasmo io e la squadra ce l'abbiamo sicuramente, mi auguro che dopo la prestazione di oggi vedi che i ragazzi danno veramente l'anima e vogliono esserci vicini. L'ultima domanda, derby di Macerata, partita importante, come si prepara? Facile, la preparazione è molto facile, non c'è bisogno di caricarla, anzi bisogna cercare di caricarla al meno possibile, poi viene da sola, insomma, è una partita difficile perché sappiamo della forza della maceratese. E con la squalifica di Cazzola che arriva con la munizione che era in difida? C'era il rischio, ce ne abbiamo 5-6 in difida, quindi oggi è capitato a Cazzola, non so quando capiterà agli altri, mi auguro di no, ma probabilmente succederà, quindi si va avanti, perché ci sono altri giocatori.